Questo è il programma Preghiera per i Partner. Sostenendo l'opera di Dio, voi dovete sapere che quando diventate collaboratori della missione, una benedizione scende su di voi. La preghiera per i partner è ciò che sta cambiando la vita di centinaia di migliaia di persone oggi. Questa è una trasmissione Preghiera per i Partner. Voi sostenete l'opera di Dio e dovete sapere che quando siete partner, le benedizioni vengono su di voi. La preghiera per i partner è qualcosa che sta cambiando la vita di centinaia di migliaia di persone oggi. Cari fratelli e sorelle, vi do il benvenuto a Preghiera per i Partner. Amici, partner, cari, vorrei dirvi che state diventando collaboratori, siete partecipi del Vangelo di Gesù Cristo. E grazie a voi le persone ricevono liberazione e guarigione. Le persone ricevono la salvezza eterna perché sono le vostre finanze che rendono il Vangelo disponibile a persone che oggi sono lontani dalla potenza di Dio. È giunto il momento di sperimentare le benedizioni. Siete partner, dovete conoscere i principi di una partnership di successo. Dovete sempre seminare al 100%, seminare nell'opera dello Spirito Santo. 1, 2, dovete essere sempre stabili, fedeli e onesti. 3, dovete sempre alzare l'asticella. Quando non si alza l'asticella per molto tempo, come una palude inizia a ristagnare e non si può avere pesce. Pesci, dove c'è fango, dove tutte le cose buone non vivono, le malattie vivono lì, dove c'è vita, dove c'è movimento, nei fiumi. È lì che vivono i pesci, è lì che vivono tutte le cose buone. Dio vive nell'acqua pulita. Alzate l'asticella. Ora pregherò per voi. Se siete stati instabili, pentitevi ora. Dite, Signore, perdonami. Voglio vedere il frutto 100 volte, 60 volte, 30 volte. Signore, aiutami oggi. Voglio essere un partner della tua opera. Quando vi parlo di partnership, dovete capire che non ve lo dico perché possiate aiutare chiunque. Sì, oggi state aiutando le persone a cambiare la loro vita. Aiutate le persone, fate festa nelle case quando le persone vengono guarite. Ogni crusade è pagata dai partner. Ogni evento è pagato dai partner. I miracoli che avvengono, il segnale, il canale televisivo, qualcuno li paga, sono i partner. Ma soprattutto, ve lo dico perché ne avete bisogno per iniziare una vera celebrazione nella vostra vita, per iniziare un cambiamento nella vostra vita, per vedere lo Spirito Santo iniziare a fare miracoli, schiacciare Satana sotto i vostri piedi, e questo accadrà. In questo momento sto pregando per voi. Inoltre, in questo momento sto raggiungendo coloro che non sono ancora partner, che sentono per la prima volta, o che forse erano partner, ma il diavolo non ha voluto che si sentisse. Eravate soci, ma il diavolo vi ha rubato. E quando eravate partner vi siete risollevati, ma quando avete smesso la vostra vita ha cominciato a crollare. Sapete, tutte le benedizioni nella nostra vita vengono attraverso il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma l'obbedienza in partnership ci solleva sempre, ci dà fede, ci mette le ali e cambia la nostra vita. Se non siete stati partner e in questo momento state prendendo la decisione di partnership all'opera dello Spirito Santo per portare il Vangelo
per la gloria del nome di Gesù Cristo su tutta la terra. Prego anche per voi. Invitiamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, vieni in questo momento. Vieni. Metti la mano sul punto dolente. La cistifelea. C'erano dei calcoli. Proprio ora. Guarigione completa della cistifellea. Spirito Santo, grazie. A te, alleluia. Spirito Santo, riempi ogni persona in questo momento, ogni partner. Chi ha scelto di essere un partner in questo momento. Benedici i partner in questo momento. Benedici i partner in questo momento. Hai detto che colmerai ogni bisogno secondo le tue ricchezze nella gloria per mezzo di Cristo Gesù. E oggi, Spirito Santo prezioso, qualcuno ha un bisogno, è la vita privata. Qualcuno ha un bisogno oggi, è debiti. Problemi, prestiti, bisogno di prosperare. Spirito Santo, qualcuno ha un bisogno oggi, è un corpo sano. Dio, ti chiedo di rivelare la tua gloria, di rivelare la tua potenza. Mio Dio, popolo, prezioso Spirito Santo, fai i tuoi grandi miracoli in questo momento. Oh Spirito Santo, ti prego, tocca. Per la tua unzione cade ogni giogo. 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 Tieni la mano sul punto dolente. Proprio ora sotto le tue mani stanno accadendo miracoli. In questo momento c'è una valvola nel cuore. In questo momento c'è stato un restauro completo, la guarigione della valvola lì, nel nome di Gesù. Alleluia. Prezioso Spirito Santo, tocca lo Spirito Santo. Vedo un uomo che è stato ferito, ha subito un colpo. Un colpo al fegato. E tu hai una lesione al fegato. Da allora sei stato spesso malato. È entrato e uscito dagli ospedali 3 volte. E la sua situazione è andata peggiorando. Proprio durante la vostra iniziazione. In questo momento, nel tuo fegato arriva la guarigione. Nuove cellule. Fegato nuovo. Vedo anche una donna a cui una gamba che si sta seccando in questo momento. In questo momento la tua gamba sta guarendo completamente. Sei guarita per la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Spirito Santo, grazie a te. Alleluia. Ho visto un uomo ora. Quest'uomo ha 41 anni. Capelli scuri. Corporatura robusta. Il Signore ti chiama al suo servizio. Ti chiama a partecipare alla predicazione del Vangelo. Ti chiama a iniziare a svolgere tuo servizio per la salvezza delle persone. Lo Spirito Santo sta toccando il suo popolo proprio ora. Un rene è appena stato guarito. Il rene di qualcuno è appena stato guarito. Avete sentito un calore. Il fuoco ha attraversato la zona della schiena. In questo momento il vostro rene è stato guarito dalla potenza dello Spirito Santo. Non appena sentite la scarica elettrica, quando sentite un calore che passa nel vostro corpo dove c'era la malattia, dovete sapere che la potenza dello Spirito Santo è passata da lì e la malattia è sparita.
Questo è il momento in cui il Signore ha appena rimosso le cisti. E questo riguarda un'altra persona che aveva un problema ai reni, e la cisti era proprio nel rene. In questo momento sei stato liberato da quella cisti. Grazie, Signore. Alleluia. Spirito Santo. Spirito Santo. Spirito Santo. Vedo una donna in una casa. Stai guardando questo programma proprio ora. E il Signore ti sta chiamando a diventare partner. Il Signore ti chiama ad essere partner nella sua grande opera. Attraverso le tue finanze, le persone saranno guarite, i destini saranno cambiati. E attraverso le tue finanze, attraverso la tua chiamata, la tua vita cambierà, la tua situazione cambierà. Sei quasi sull'orlo del divorzio. Siete sposati, ma in pratica siete separati. Suo marito non vive con lei. Ma ora Dio ti sta chiamando nel suo ministero. E attraverso questo vedrai un segno che tuo marito tornerà da te. Che qualsiasi cosa abbia avuto da parte andrà in frantumi, si sgretolerà e si renderà conto che tu sei la sua unica compagna di vita, sua moglie, la sua anima gemella. Grazie, Spirito Santo. Ti ringrazio. Alleluia. Alleluia. Ho visto un uomo adesso, un uomo, un giovane uomo, di circa 29-30 anni, businessman, e nella sua vita vede una lotta costante, una battaglia costante. Fingi di avere successo, ma dentro di te stai costantemente lottando, fallendo. Stai lottando con una forza invisibile. Ora, in questo momento, Dio ti sta chiamando a diventare un suo collaboratore, che tu e la tua attività e tutta la tua vita appartengono da questo momento in poi a Gesù Cristo per la sua opera. Il Signore mi ricorda quel momento in cui mi ha detto: portami un asino giovane. E quando ti chiedono perché lo prendi, rispondi: il Signore ha bisogno di lui. Oggi questa parola è rivolta a te. Oggi sei quell'asino di cui il Signore ha bisogno. Il Signore ti solleverà. Dio ti userà. Oggi è un momento in cui avete bisogno di ascoltare. E lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore proprio ora. E tu inizi a piangere perché sai che questo giovane asino sei tu. Dio ti sta chiamando. Grazie, prezioso Spirito Santo. Grazie per la tua grande opera, per i tuoi grandi miracoli. In questo momento, cari amici, pregherò per la distruzione dello spirito di povertà. E dovete sapere che in questo momento, mentre recito questa preghiera, dovete prepararvi. Coloro che sono stati disonesti, coloro che sono stati instabili, coloro che non sono stati santi nelle finanze, che non sono stati forse nemmeno partner, ora è il vostro momento di prendere la decisione di diventare partner. Quelli che hanno perso la loro partnership, quelli che hanno camminato come zoppi, avete dato o non dato soldi? Ascoltate, in questo momento voglio prepararvi a questa preghiera, perché l'unzione scenderà su ciò che è guidato da Dio. Quindi, in questo momento, ripetete questa preghiera con me. Dite consapevolmente: caro Padre Celeste, in questo momento metto tutta la mia vita nelle tue mani. Prendo la decisione di essere un partner da ora e per sempre. Ti prometto, Signore, di esserti fedele, di essere onesto con te e di essere santo. In questo momento accetto la tua benedizione, che la tua opera e i tuoi piani sulla terra
si realizzino attraverso le mie finanze. Grazie, Spirito Santo. Ora vi chiedo di mettere la mano su voi stessi ed io pregerò per voi. Nel nome di Gesù Cristo, Spirito Santo, in questo momento, Spirito Santo, Portala, Spirito Santo, ti prego, lascia che la tua parola in questo momento si compia. Lascia che la tua unzione in questo momento liberi i prigionieri. In questo momento i demoni si stanno allontanando dalle persone. Si può sentire che si comincia a tremare, qualcuno comincia a gridare, qualcuno ha la nausea, qualcuno comincia a tossire molto. È normale. In questo momento questi spiriti maligni dall'unzione, ora cade ogni giogo e questi spiriti maligni se ne vanno. Nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, diavolo, vattene. Spirito di povertà, spirito di sconfitta, spirito di povertà, ti lego, ti scaccio, vattene. Non c'è più posto per te. Unzione, prosperità, Spirito Santo, che ora scenda come una nuvola, e vedo ora, in un manto così arioso, il Signore sta vestendo, è come se proteggesse con quel manto. Nessun tocco dei demoni può raggiungere la vostra vita perché da questo momento siete protetti. Dovete sapere cosa sta succedendo in questo momento. Io vedo le pustole sui piedi. In questo momento sta avvenendo la guarigione. I miracoli stanno avvenendo in questo momento, non solo in ambito finanziario, ma nel testimoniare che lo Spirito Santo sta operando in questo momento nell'ambito finanziario della vostra vita, che vi sta cambiando ora. Vi sta cambiando ora da un abito di misero, un abito di povero. Vi sta dando l'abito della prosperità. A testimonianza di ciò, Egli sta curando le vostre malattie, sta curando le vostre infermità e sta accadendo proprio ora. Sui piedi in questo momento la malattia, l'artrite, è sparita e il dolore è sparito. Alleluia, alleluia. Ho visto una donna. Una donna che ha 47 anni e lei è molto distrutta. Avevi lo spirito dell'infermità su di te, lo spirito dell'infermità che si è manifestato attraverso un particolare rito nel cimitero durante il funerale. E ora quello spirito dell'infermità ti ha lasciato. L'unzione dello Spirito Santo sta scendendo sulla tua vita. Spirito Santo, grazie. Alleluia, alleluia, alleluia. Prezioso Spirito Santo, in questo momento tocca, in questo momento esegui, in questo momento crea, in questo momento Dio. Si stanno accadendo miracoli. Fai che sia in questo momento. Dio, le famiglie si uniscono. Dio, fai che sia in questo momento. Signore, i corpi vengono guariti. Fai che sia in questo momento. Signore, ti prego, l'area finanziaria viene stabilita. Dio, fai che tutti i debiti scompaiano nel modo soprannaturale. In questo momento dico a qualcuno, devi perdonare. Perdona qualcuno. Vi è stato tolto, vi è stato rubato e state litigando per questo. Ti aspetti che Dio te lo restituisca da lì. Ma in questo momento lasciate perdere, perdonate quelle persone e lasciatele andare. So che fa male, ma devi farlo ora, perché Dio ti restituirà tutto, moltiplicato per molte volte, ma arriverà dall'altra parte. Il resto è nelle mani di Dio. Fidati di Lui. In questo momento, Santo Dio, benedici, benedici, benedici. Sento nello spirito della parola giudizio, giudizio. E c'è un uomo che ha un processo in corso e c'è tanta paura. Tu diventi un partner. In questo momento hai preso questa decisione e Dio mostrerà la sua gloria nel tuo processo. Molte cose, prove che dovevano accadere, non accadranno nemmeno. Il Signore sta togliendo di mezzo le cose che ti hanno fatto soffrire.
Vedo che era come una spina nel fianco. Queste persone non erano estranee. Queste persone ti hanno ferito profondamente. Ma Dio sta guarendo il tuo cuore in questo momento. Dio sta guarendo la tua anima in questo momento. In questo momento. Spirito Santo, benedici. Grazie. Ti ho ringraziato. Ti magnifico. Grazie, grande Dio. Dio, benedico tutti i partner. Benedico in questo momento tutti coloro che in questo momento hanno preso la decisione di diventare partner. Benedico in questo momento tutti coloro che in questo momento diventano partner dell'opera del tuo Spirito Santo. Grazie, Dio, che oggi, attraverso le finanze di tutti, possa arrivare tanta felicità e gioia nelle case, negli appartamenti, nella vita delle persone, e che questa felicità possa essere moltiplicata e riportata indietro. In questo momento sto pregando per queste necessità. Mio Signore, mio Dio, ti prego per i bisogni dei partner, ti prego per ogni necessità che c'è qui, queste malattie, che se ne vanno nel nome di Gesù Cristo, proprio ora. Diavolo, vattene via, te l'ho detto. Lascia queste persone, vattene. Vattene, non c'è più posto per te. Vattene, Spirito Santo, ti chiedo di prendere tutti questi bisogni che hai e di fare miracoli. E benedico ogni partner oggi, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen, amen, amen. Oh amici, che momento meraviglioso, che preghiera meravigliosa. Lo Spirito Santo ha iniziato a fare miracoli. Lo Spirito Santo ha già iniziato la sua opera. Riempitevi di fede. E nei prossimi programmi impareremo insieme a voi come possiamo ottenere il grande terreno di benedizione sulla nostra vita. Dovete sapere che c'è uno spirito di povertà e uno spirito di prosperità. C'è uno spirito di debolezza e uno spirito di forza. E tutte queste cose. Questo è il programma Preghiera per i Partner. Sostenendo l'opera di Dio, voi dovete sapere che quando diventate collaboratore della missione, una benedizione scende su di voi. La preghiera per i partner è ciò che sta cambiando la vita di centinaia di migliaia di persone oggi.